state? Spero bene. Beh, sono poco illuminata. Lasciamolo lì. Facciamo un po' di plastic sound, che mi chiedete spessissimo e che adoro anch'io. Questo pane multicereali del Penny l'ho comprato, ma ha poco gusto, non ve lo consiglio. Tempo oggi è questo qui, bellissimo film Vacanze in America. Che faccio adesso? Metterò il cellulare da qualche parte e ci asciughiamo i capelli. La lunghezza del nuovo taglio che ho fatto da sola è questa,
i miei capelli, ok? Un po' lunghi davanti, un po' corti, un po' lunghi qua, corti qua davanti, lunghi in fondo, vedete? Mi piace così. Questa spazzola fortunatamente, sia questa che altre simili Tangle Teaser, non mi strappano i capelli, non mi danno fastidio, perché con altre spazzole pativo tantissimo che mi si toccasse i capelli, mi si toccassero i capelli. Io non sopporto molto che mi si tocchino i capelli. La spilla nera, l'elastico nero, tante cose nere, vedete? Tanti oggetti neri. Nero, potrei fare anche un video se vi interessa. Sugli oggetti neri che ho in casa, maglie, vestiti, accessori, smalti, collane, un video tutto nero, commentate. Poi voglio fare anche un video con Clotilde, Clotilde che è da tantissimo che non la uso più, è un Big Ben Theory, bellissimo, mi piace un sacco. Sono un po' nerd dentro, è meraviglioso, ve lo straconsiglio se non lo conoscete, adoro Sheldon. Ragazzi, nuovo video con la pasta sfoglia rettangolare, due mele, le sbucciamo con questo, okay? Le sbucciamo, le tagliamo, le mettiamo a fettine dentro la pasta sfoglia rettangolare, gli metto un po' di zucchero sopra, un po' di cannella, cannella se volete ma è facoltativa. Okay? Se avete il succo di limone e lo zucchero a velo potete fare una specie di cremina, diciamo gli involtini di pasta sfoglia rettangolare e mele, cannella e zucchero semolato. A dopo. Hanno delle forme strane. Questi sono i fagottini alle mele, dovevano essere più chiusi, dovevo tagliare meglio la pasta sfoglia, ho messo la cannella, però sono buoni, croccanti, quindi ragazzi provate anche voi a farli assolutamente, ve li consiglio. Buona giornata, adesso mi riposo un po' che non ho dormito niente stanotte. Tanti video li ho fatti, le pulizie le ho fatte. Adesso metto questi in frigorifero, un po' me li mangio da merenda, da colazione domani. Oggi passerò all'aspirapolvere, ma non penso di fare video perché non è un rumore ASMR. Come sono fashion con questa spilletta. Anche se perdo un po' i capelli. Ok. La spilletta per tenere i capelli, ragazzi. Ho fatto un po' di video. Prodotti finiti, ho fatto un po' di video ASMR, vedete la spilletta, l'avevo messa a Clotilde, ho fatto anche un roleplay con Clotilde, molto molto breve perché di nuovo la memoria piena, non so come è possibile. Sono un po' brustoliti, un po' piccoli, sono chiusi male, però sono venuti buoni, croccanti, mi piacciono, una novità mai fatti. Ok, allora, questo è il pesto di pistacchi, liquido, pieno d'olio, aglio e olio e sale. E formaggio, e questo è il sugo di noci. Ce n'è poco perché ho usato pochissime noci sia qui che anche nel pesto di pistacchi. Adesso entrambi li congelo, ok? Li ho tritati e li congelo.